Volevo ricordare anche che per quanto riguarda i giganti, traccia dell'esistenza dei giganti c'è anche nel Nuovo Testamento, in cui certo. Si parla degli angeli che si scesero sulla terra, quindi potremmo pensare che non erano angeli, e si congiunsero con le figlie degli uomini, dice la Bibbia, sì. E nacquero dei giganti. Ora, a parte l'idea, avendo partorito 3 volte, di partorire dei giganti, credo che per le figlie degli uomini non fosse il massimo. E però proprio per questa commistione che c'era stata, poi furono distrutti perché si erano sì. Corrotti con sì. Gli umani. Infatti diciamo. la leggenda che mi hanno raccontato questi anziani della Sardegna collima perfettamente con questo discorso qui. Ma io credo che all'epoca esistessero in realtà sofisticatissime tecniche genetiche, quindi il discorso anche della commistione delle razze, poi bisogna vedere se avveniva secondo la via naturale o secondo altre vie, perché nel momento che tu hai una conoscenza scientifica di ciò che noi oggi chiamiamo religione, il discorso ti assicuro che prende tutto un altro aspetto, e quindi chi viene dalle stelle questa conoscenza ce l'ha.